Benvenuti all'ascolto di Radio Giano, storia, memoria, ricerca. أهلاً وسهلاً بكم على أثير إذاعة راديو جانو، تاريخ، ذاكرة، بحث. Willkommen bei Radio Giano, Geschichte, Gedanken, Forschung. Radio Giano, kiite yōkoso, rekishi, kyoku, kenkyū. Bienvenue sur Radio Giano, Histoire, Mémoire, Recherche. Welcome to Radio Giano. History, memory and research. Buonasera agli ascoltatori di Radio Giano, Storia, Memoria e Ricerca. Questa sera, per la rubrica Ambiente e Territorio, parleremo della nostra zona. Vi ricordiamo che trasmettiamo da Roma Tor Sapienza e daremo la parola al coordinamento Uniti per la Cervelletta. Vi anticipiamo che il 28 gennaio 2021, alle ore 17:30, il coordinamento Uniti per la Cervelletta sarà sulla piattaforma Zoom per una tavola rotonda dal titolo Il parco e casale della Cervelletta, radici di idee e itinerari per il futuro. Per chi ci sta ascoltando, spieghiamo in poche parole cos'è la Cervelletta. Il casale della Cervelletta è un edificio con torre medievale che domina l'omonima tenuta, situata nella riserva naturale Vallaniene dell'Aniene a Roma, in via della Cervelletta, ai confini tra le aree urbane di Colle Aniene e Tor Sapienza, nell'area dell'agro romano denominata Tor Cervara. Prima di passare la linea a Giovanni, presentiamo i nostri ospiti. Mimmo Pietrangeli, autore del libro La Cervelletta di Mimmo e con Mimmo, tra fantasia e realtà, tra immaginazione e storia. Il professor Nicola Marcucci, storico della vita del casale, dei proprietari e dei personaggi che lo animarono. La dottoressa Irene Ortis, presidente del coordinamento Uniti per la Cervelletta. E il dottor Elio Romano, coordinatore di Uniti per la Cervelletta. Linea a Giovanni. Bene, grazie a Marco Lodi per questa introduzione e fin d'ora grazie per l'ospitalità su questa importante piattaforma web Radio Giano Storia, Memoria, Ricerca. E noi questa sera proprio di questo parleremo. Vogliamo o quantomeno proveremo a trasportarvi nella storia di una parte dell'agro-romano. Un agroromano che è vicino a noi, perché parliamo appunto, come diceva Marco prima, di Tor Sapienza, e andiamo in un luogo molto particolare che fu fucina di idee e trampolino di lancio incredibile, ma è stato così per la trasformazione della vita degli uomini che lo vissero in quel periodo. Racconteremo quindi il parco e il casale della Cervelletta, una passeggiata nella storia insieme ai nostri ospiti che sono stati poco fa introdotti, e quindi andiamo a conoscerli piano piano, ci accompagneranno appunto in questo percorso, e per capire un pochino e individuare subito e localizzare toponomasticamente il luogo di cui stiamo parlando, ci rivolgiamo subito al professor Mimmo Pietrangeli, esperto del parco e del casale della Cervelletta. Sono tantissimi anni che lui in qualche modo si occupa di questa storia, e con lui cerchiamo di individuare, di identificare subito il posto e un po' come nacquero ricevemmo le prime notizie sul parco e il casale. Professor Mimmo Pietrangeli, buonasera. Allora, dove si trova e a quando risalgono le prime notizie del parco e del casale della Cervelletta? Allora, Giovanni, intanto buonasera a te e tanti tuoi saluti agli ascoltatori. Dunque, per Cervelletta si intende oggi nell'immaginario collettivo prevalentemente il complesso
monumentale costituito dal casale, ma che ha intorno anche uno spazio verde importantissimo, non solo il parco, ma con il parco è inserito una riserva naturale Valle Caranieni, sono 624 ettari. Scusami Giovanni, ma prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare un cenno sul toponimo Cervelletta. Molti dicono che derivi da cervo, l'animale, che si dice che nel Medioevo ci fosse una riserva di cervi. Cervus in latino significa anche pali di sostegno, forse delle antiche palafitte, visto che è una zona umida, e poi il cervo è anche il simbolo dei templari che sono stati proprietari del sito nel Medioevo. E poi recentemente invece si è scoperto che acerbus forse è l'etimologia più appropriata, visto che acerbus in latino significa, in italiano significa mucchio, colle, monticolo, piccola collina, e il quartiere limitrofo si chiama infatti Colli Anieni. Dunque, dove si trova la Cervelletta, dicevi? Si trova tra l'autostrada Roma-L'Aquila, la piano di zona numero 15, Colli Anieni, via Iso Cervara, e la il posto della Cervelletta, quindi questa è la zona nella quale è inserito. Quindi ha due accessi, lato quartiere Don Sapienza e lato Colli Anieni, giusto? Esatto, uno da Colli Anieni e l'altro da Tor Cervara. Ok, benissimo, benissimo. Ecco, le prime notizie di questo luogo a quando risalgono? Dunque, intanto bisogna rifarsi addirittura a 700-800 mila anni fa, quando erano attivissimi i vulcani laziali, qui, ma anche di Perdese, che hanno riempito tutte le profonde depressioni valdive, sulle quali poi scorrendo i fiumi hanno riaperto le valli, la Valle della Niena è la più significativa. 300 mila anni fa invece c'erano degli animali straordinari come l'Elephas Antigus, il rinoceronte, il ipopotamo, i lupi, gli orsi, eccetera, e ne fa testimonianza il Museo Preziocenico di via Casal di Pazzi, via Galbani. Nel VII-VIII secolo si fa risalire la prima presenza umana corrispondente alla nascita di Roma. Nel Medioevo è stato un periodo ecclesiastico, poi la torre è stata costruita nel 1200, sempre in periodo medievale, poi c'è stata la formazione del Medioevo in signoria e poi in principato, e qui cominciano i grandi dignitari italiani di Sforza, metà del 500, 1606 invece dagli Sforza la Cervelletta è passata agli Alvari, 1628-29 ai Borghese, e poi dai Borghesi ai Salviati, e ultimamente la Cervelletta è passata a due finanziarie edilizie, la Tirrenia e la Maggi, che volevano farne un albergo per VIP intorno delle ville, e la lotta popolare con le scuole ha invece preservato il tutto. Nel 2001 c'è stato, sì. Appunto mi stavi anticipando, perché mi volevo collegare proprio con questa tua citazione in merito alle due finanziarie, e sì. Qui voglio far entrare il dottor Elio Romano, perché appunto ai giorni nostri, nel 2001, il parco e il casale viene acquisito come patrimonio del Comune di Roma. E quindi la flora e fauna lo vediamo dopo? Sì, certamente, certamente. Ok. Bene. E a questo punto chiamo in causa Elio Romano, il dottor Elio Romano. Buonasera Elio. Buonasera a voi tutti. Grazie. Grazie a te, grazie a Marco Lodi. Grazie per la tua presenza. E quindi su un po' del racconto di Mimmo, siamo arrivati ai giorni nostri e quindi a quel famoso 27 gennaio 2001. Che cosa accadde? Intanto c'è da premettere tutta l'attenzione, la forte richiesta
da parte dei cittadini, che ha accompagnato il quartiere di Collaniene anche nella sua costruzione. La richiesta seguiva due ordini di problemi. Prima era un ordine culturale, direi, nel senso che si tentava di salvaguardare non solo quella parte di agro romano che ancora esiste grazie alla riserva naturale della Valle dell'Aniene, ma si tentava di salvaguardare proprio il casale, quella meraviglia che ancora era più in piedi di come lo sia adesso. La seconda richiesta era contro i rischi della speculazione, perché l'idea era quella che al posto appunto del casale della Cervelletta e nei dintorni sorgesse una edilizia particolarmente pregiata, con un albergo, con villette e via dicendo. Nel 2001, grazie alla giunta Ruselli, che conteneva una serie di personaggi importanti tra i propri assessori, cito a memoria Tocci Walter, Domenico Cecchini, Esterino Montini, Gianni Borgna, così come anche tra i consiglieri c'erano Ivana Della Portella, Sandro Medici, Roberto Morassut, Luigi Neri, Sentinelli Patrizia, Calamante Mauro, cioè tutte persone che poi hanno continuato nella loro carriera politica e che conosciamo bene. Ecco, tra l'altro questa giunta di Rutelli arrivava nel 2001, arrivava dopo ben 8 anni di astinenza da parte della sinistra, perché dopo Argan, Petroselli, Vetere c'erano stati ben 3 sindaci democristiani e solo 1 socialista, quindi il bisogno di cambiamento era particolarmente sentito e seguiva appunto le legislature di Argan, di Petroselli, che tutti conosciamo. Non solo, ma poi c'era anche un'attenzione ambientalista che ha favorito, insomma, ricordiamoci che ci furono le conferenze intergovernative, i trattati ambientali internazionali, la conferenza di Rio, del cito per esempio, ma poi si ponevano tutti i problemi dei cambiamenti climatici, dell'ambiente e salute, della biodiversità. Tutto questo convinse nel 2001, appunto, nella data che tu ricordavi, il 27 gennaio, a affrontare appunto queste richieste dei cittadini, e quindi si arrivò alla delibera. La delibera appunto delibera numero 48, che fu in realtà non acquisizione, ma bensì fu una permuta, come diceva appunto Mimmo, l'immobiliare Tirrena, con la finanziaria di Tirrena, che era un immobiliare, insomma. Ecco, questo è un po'. Quindi da quel momento i cittadini si sono mobilitati. Da quel momento i cittadini si sono mobilitati e da quel momento è cominciata la battaglia per restituire appunto la Cervelletta ai suoi antichi splendori e all'utilizzo appunto sociale, culturale, ma forse anche economico appunto della Cervelletta, cosa che fino ad oggi purtroppo non è stato possibile. Qualche segnale ce l'abbiamo avuto in quest'anno. E speriamo appunto bene. Sento un attimo dalla regia, perché evidentemente abbiamo solleticato l'interesse da parte di qualche cittadino che è all'ascolto. Credo ci sia la telefonata di Paola. Non so se dalla regia possono mandare la comunicazione. C'è una domanda per te, Paola Rizzo. Vorrei chiedere al dottor Elio Romano come possono partecipare i cittadini. Ma fermo restando che dai quartieri limitrofi, a 1 chilometro c'è la Rustica, a meno di 1 chilometro c'è Tor Sapienza, praticamente a 500 metri, 600 metri c'è il quartiere di Collaniene e via dicendo, la partecipazione dei cittadini è sempre stata molto attiva. E come si può partecipare? Noi abbiamo questo coordinamento Uniti per la Cervelletta che ha una sua
pagina Facebook e un suo sito. Non c'è neanche bisogno di iscriversi, ma laddove si volesse questo è possibile. Si può partecipare attraverso tutte le iniziative che noi abbiamo organizzato, un po' meno purtroppo nel 2020 per causa di questo bastardo del Covid, ma altrimenti appunto l'associazione è completamente aperta e produce, ha prodotto nel tempo decine e decine di iniziative culturali, sociali, raccolte firme e quant'altro. Bene, allora grazie Elio. Viene naturale coinvolgere a questo punto la presidente del Coordinamento Uniti per la Cervelletta, la dottoressa Irene Ortis. Buonasera Irene. Buonasera. Buonasera. Allora, grazie intanto per la tua disponibilità e presenza. Il coordinamento, ecco, rispondiamo un po' a Paola Rizzo con che cosa è e quando nasce e perché si costituisce il Coordinamento Uniti per la Cervelletta. Allora, il coordinamento nasce alla fine del 2015 praticamente, ha avuto la prima uscita pubblica il 22 gennaio del 2016. Ho detto bene? 2015? Sì, ok. 2016 invece è la prima uscita pubblica con una tavola rotonda fatta alla Vaccheria Nardi, luogo diciamo che abbiamo usato negli anni molto frequentemente perché si adattava proprio ai nostri incontri. La tavola rotonda si intitolava Il futuro della cervelletta e erano stati invitati, oltre che Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, dove il Casale della Cervelletta appunto ha sede, e il Dipartimento al Patrimonio e il presidente del quarto municipio. Diciamo che come tavola rotonda, questa del 2016 cominciò ad essere molto partecipata perché soprattutto per il quartiere di Colli Aniene la Cervelletta aveva sempre rappresentato nel tempo un punto di riferimento, un luogo di aggregazione e quindi era rimasta nella memoria del quartiere, nonostante che da alcuni anni la Cervelletta non viveva più di sua vita. Infatti dopo il 2001, anno del suo passaggio a bene pubblico, era stata affidata a un gruppo, un'associazione di Colli Aniene, che per molti anni, ne fece un punto di aggregazione interessante e importante. Dopo è stata tolta e per strane evenienze fu concessa a un privato dal comune di Roma, un privato per farne una pizzeria, una cosa scandalosa, e per questo un gruppo di cittadini hanno fatto un esposto, di cittadini coraggiosi, un esposto alla magistratura, esposto che ha avuto un buon esito in quanto il comune è stato costretto a chiudere questa pizzeria. Però purtroppo ha chiuso anche il casale all'uso pubblico, alla sua funzione pubblica. E da quel periodo, cioè dal 2016, che praticamente il casale è completamente chiuso all'uso pubblico. Però Uniti della Cervelletta è nata appunto per riportare al pubblico, alla gente, all'uso questo casale, questo bene preziosissimo. Ricordo che è un bene vincolato dalla sovrintendenza statale, dal MIPACT, ha un vincolo diretto, quindi un vincolo molto importante, in quanto un casale del 1600 con una torre dell'anno 1000, della torre del 1200, una torre medievale, che ha nella sua struttura è integro, cioè non ha avuto superfettazioni se non la costruzione delle vecchie vaccherie intorno che sono del 1800, però la struttura del casale gentilizio è integra e quindi è interessante anche dal punto di vista come bene culturale. Questa è la sensibilità degli abitanti di Colli Aniene, in effetti
diedero vita un po' a questo coordinamento. Sì, però sicuramente sì, perché loro comunque l'avevano vissuto, gli abitanti dei Coglianiene sono anche favoriti dal fatto che sono proprio di fronte al casale, quindi molte delle case di Coglianiene affacciano sull'area umida e sul casale e quindi ce l'hanno proprio vicinissimo, però il coordinamento è formato da molte altre associazioni, tra cui anche la mia, associazione che non ha nulla, non è di Coglianiene. Io vengo dall'altra parte del fiume e la mia associazione si è sempre occupata del parco di Aguzzano, per esempio, altra area naturale protetta, molto più piccola e con un interesse un po' diverso. Comunque sempre un rimasuglio, chiamiamolo così, del vecchio agro romano, però l'interesse della Cervelletta non è un interesse, come dire, di quartiere. Coglianiene è stata la cinghia di trasmissione, però è un bene della città di Roma. Certo, questa cosa qui, infatti, volevo chiederti, insomma, facciamo capire come è cresciuta, no? La tensione verso questo luogo grazie al coordinamento, perché è formato da molte realtà. Sì, molte realtà. Ecco, ci dici qualche... Di molte realtà che vengono da Coglianiene, perché pure Coglianiene è uno di quei quartieri dove sono nate nel tempo molte associazioni, ed è un luogo un po' prediletto per questo tipo di aggregazione, ma anche associazioni di Tor Sapienza anche essa una cucina di associazionismo sia culturale che sociale. E poi abbiamo avuto sin dall'inizio l'appoggio di associazioni nazionali come Italia Nostra, che fu l'associazione che permise la posizione nel 1997 del vincolo della sovrintendenza statale, il WWF, che si è sempre interessata dei parchi, delle aree umide, quindi della biodiversità, della natura e dell'ambiente, e Salviamo il Paesaggio, questo forum Salviamo il Paesaggio, anche esso una realtà ambientalista a livello nazionale, che con i suoi rappresentanti di Roma è stata sempre vicino alle nostre battaglie. Benissimo, quindi una rete nutritissima di realtà sociali, enti, fondazioni, che in effetti si sono sensibilizzate verso questo luogo con grande trasporto. E con grande trasporto do la linea alla regia per un attimo di pausa. Riprendiamo con un argomento molto importante. Ritorna tra poco Mimmo Petrangeli, il professore che ha scritto un libro fantastico che poi potrete anche scaricare gratuitamente, un file elettronico in PDF sul sito del cervelletta.it. Linea alla regia. Vuoi presentare una tua pubblicazione? Invia il tuo curriculum vitae e due copie del volume al seguente indirizzo: Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi, ITIS Giovanni XXIII, via di Tor Sapienza 160 00 155 Roma. Il testo sarà sottoposto al parere del nostro comitato scientifico. Torniamo al tavolo di Radio Giano, siamo in compagnia con il professor Mimmo Pietrangeli, il dottor Elio Romano, il professor Nicola Marcucci e la presidente del Coordinamento Unito della Cervelletta, dottoressa Irene Ortis. Abbiamo un po' illustrato i momenti di inizio del luogo di cui parliamo questa sera, il casale, il parco della Cervelletta,
Ci siamo lasciati con Irene Ortis, che ha illustrato un pochino l'organigramma e le caratteristiche e le finalità del coordinamento Uniti per la Cervelletta, e adesso parliamo di qualcosa veramente interessante, che è la storia del casale e le fasi della costruzione fino ai giorni d'oggi, fino ai giorni nostri. Quindi torna Mimmo, professor Mimmo De Rangeri, ci racconti un pochino, un attimo, la storia che tu hai anche illustrato nel tuo libro, con tanti aneddoti. Si inizia con il 1200, la costruzione della torre. Non sappiamo chi sia stato, però le torri erano il simbolo della potenza dell'aristocrazia feudale, quindi c'erano un po' in tutta Italia, e a Roma ce ne sono molte, non solo la Cervelletta, ma anche Santo Sergio, Cervara, ce ne stavano molte. Poi con le aree successive hanno cominciato a costruire intorno al casale, prima delle stalle e poi dei fienili. In particolare con Scipione Borghese si è dato inizio molto interessante alla costruzione di stalle e fienili. Le stalle che poi sono state costruite successivamente anche dai Salviati sono immense, con soprastanti i fienili. Nell'area prospiciente l'autostrada Roma-Lazio sono due aree di stalle, due settori di stalle, e come anche nell'area verso Colli Aniene. Quindi poi le stalle rappresentavano un elemento fondamentale dell'agricoltura nell'agro-romano, in particolare per la Cervelletta, perché nel frattempo, nell'Ottocento, era formata un'azienda agraria modernissima lavorava anche il latte per il formaggio, e c'erano diverse derrate alimentari che da mattina presto venivano portate al centro di Roma per i mercati. Successivamente, nella seconda metà dell'Ottocento, con Gambellò, con i possessori, cioè non i proprietari, ma gli affittuari del casale, in particolare i secondi, sono state costruite altre zone, in particolare quella del borgo rurale, che conteneva diverse costruzioni, erano abitati da vecchi contadini, quelli stanziali, che sono stati fino a 211 alla Cervelletta. Poi quelli che gli avventizi che venivano nelle occasioni delle raccolte della lavorazione della terra, che erano centinaia, e venivano dalle zone circostanti. Le ultime costruzioni risalgono appunto ai primi anni del Novecento, per esempio alcune costruzioni del Rimessino, del Borgo Rurale, i due silos, la cantina sottostante alla quella che chiamano Garrippano, invece è soltanto uno spiccatoio, sono stati costruiti in questo periodo. Quindi è una costruzione che è terminata nei primi decenni del 1900. Ecco, una cosa, Mimmo, riguardo alla torre, che è veramente una costruzione molto interessante, ma che funzione aveva? Allora, la funzione delle torri medievali assolveva tre funzioni. La prima era semaforica, cioè attraverso la sommità della torre venivano inviati messaggi attraverso le fiaccole durante la notte e gli stendardi durante il giorno, e si potevano ovviamente inviare messaggi di gioia o di dolore, per esempio la morte di qualche feudatario, oppure di gioia, matrimoni, nascite, eccetera. La seconda funzione era militare, la serviva per difesa e per offesa. La terza funzione era giurisdizionale, cioè indicava la proprietà. La torre è particolarissima, quella della Cervelletta, perché è tutta costruita in mattoncini di tufo, presenta una merlatura guelfa, quella a corpo unico, mentre quella ghibellina è a quella di rondine,
poi c'è una costruzione a gettante nel lato verso l'autostrada Roma-L'Aquila per una latrina, che era costruita così come i romani costruivano latrine lungo le mura per i loro militari. E poi c'era un'unica feritoia, sempre scendendo dalla sommità della torre lato autostrada, che era l'unica finestra della torre, era rastremata verso l'interno e serviva per far entrare poca aria e poca luce. Si accedeva alla torre attraverso un ponte levatoio che invece stava nell'area opposta, cioè verso l'ingresso del casale, ed era costituita da un ponte levatoio, quindi gli abitanti della torre, una volta entrati dentro, tiravano su il ponte e si sentivano sicuri. Okay. Altre novità, bisognerebbe stare sul luogo, perché per esempio su una finestra della parete di cui stavamo parlando ci sono anche, si vedono tranquillamente, i supporti per una campana che richiamava i fedeli alle preghiere giornaliere e i lavoratori ai lavori della giornata. E questi sono tutti elementi ancora visibili, e quindi è sempre consigliabile una bella visita sul posto. Certo, però ecco, ma proprio anche per sollecitare un po' la curiosità delle persone, prima della torre cosa c'era? Perché parliamo, qui torniamo indietro un po' nel periodo dell'impero romano, giusto? Parliamo di una, forse magari non so se qualcuno è curioso di sapere, che vicino alla Cervelletta, in un colle che si chiama Colle della Puledrara, vicinissimo proprio alla Cervelletta, tant'è vero che qualcuno ha ipotizzato pure che la Cervelletta fosse un appendice della villa o un magazzino, qualcosa che attinente alla villa, insomma, alla sovrapprevalenza di chi ci abitava, c'era una grande villa rurale romana, già tardo repubblicana prima di tutto. Allora aspetta, Mimmo, perdonami, ti interrompo, perché ho in linea Carlo ci chiedeva proprio questo. Dalla regia, se potete aprire la chiamata, grazie. Salve, il mio nome è Carlo Sansonetti, vorrei fare una domanda a Mimmo Pietrangeli. Ho sentito parlare di una villa romana e vorrei sapere dove si trova e anche chi l'abitava. Grazie. Allora, la villa si trova, stavo dicendo prima, sul colle della Puledrara, che è vicinissimo alla Cervelletta, una Cervus, insomma, no? Parlando sempre delle toponimo Cervelletta. Certo. E lì c'erano dei proprietari dell'azienda agricola, era una grande azienda agricola. Noi quando siamo venuti a abitare qui a Quaglianè nel 1981, abbiamo visitato quel sito e oltre a un frammento di colonna romana trabeata, in pietra tufacea, abbiamo trovato anche dei reperti archeologici interessanti, per esempio un pezzo di antichità romana che ricordava la battaglia di Accio, quindi si può dire che il possessore era simpatizzante dell'imperatore, insomma, no? Certo. E ovviamente la villa doveva stare in contatto attraverso un diverticolo costituito dai basoli romani, che troviamo dappertutto intorno alla Cervelletta, perché la villa ovviamente è stata cannibalizzata dai proprietari che sono arrivati successivamente e hanno costruito la Cervelletta, sono stati utilizzati dagli abitanti. E io mi sono permesso anche di costruire un piccolo tratto di basolato romano proprio davanti all'ingresso del casale, sulla sinistra. Ci sono anche delle soglie romane e c'è anche il frammento di una macina olearia romana sempre sulla destra, portata alla luce dopo che è stata scavata nel terreno, ovviamente confermata la villa. Quindi confermi quanto è importante questo luogo, ma non solo per visitarlo, ma proprio come patrimonio della nostra città. Assolutamente, è stato definito il corso del di Roma Est, quindi immaginiamo. Certo, no, ma io l'ho visto e devo dire sono rimasto estasiato per queste testimonianze che puoi toccare con mano proprio.
E quindi grazie Mimmo, perché abbiamo parlato della parte, diciamo, un po' costruzione di questo luogo, come è sorto e il periodo durante il periodo storico come si è sviluppato. E adesso prendiamo un momento di pausa, diamo la linea alla regia, perché dopo le costruzioni andiamo a sviscerare un po' gli aneddoti e la storia dei personaggi che hanno animato il Casale della Cervelletta. Prego, regia, linea. Vi ricordiamo che ci potete contattare anche per collaborare scrivendo un'email a radiogiano@bibliolorenzolodi.it o inviare un fax allo 06 2331 7695. Eccoci di nuovo in linea, Radio Giano che ci ospita per questo grande tema, il parco e il Casale della Cervelletta, radici di idee e itinerari per il futuro. Abbiamo voluto intitolare così questo nostro incontro, insieme a quattro autorevoli ospiti. E che ricordo sono in linea il professore Mimmo Ferrangeli, la dottoressa Irene Ortis, presidente dell'Ordinamento Uniti per la Cervelletta, il dottor Elio Romano, coordinatore di Uniti per la Cervelletta, e il professor Nicola Marcucci. L'ho lasciato per ultimo perché il professor Nicola Marcucci ora lo coinvolgiamo, anzi sarà lui a coinvolgerci in un percorso storico sui personaggi che hanno animato il Casale della Cervelletta, ma personaggi veramente importanti, personaggi che non molti conoscono, ma che hanno avuto un ruolo determinante nella storia del nostro paese, ma non solo per l'Italia, ma anche a livello internazionale. Non ci credete? Ascoltate le parole del professor Nicola Marcucci. Buonasera Nicola, ben arrivato. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. È un onore Nicola, grazie per la tua disponibilità. Allora, Allora, Giovanni, i personaggi, certo, ci sono stati, bisogna distinguere gli abitatori, no, che sono Shelley e la moglie Franzel, no? E sì. i personaggi che hanno fatto la storia della Cervelletta, no? I personaggi sono Nicola Marcucci, sono Cerletti, che però ha operato, come dire, anche all'interno della tenuta, e poi c'è Alessandro Marcucci, e poi c'è Sibilla Aleramo, c'è il poeta Cina. Allora, andiamoli un pochino. Allora, però cominciamo dal padre fondatore, diciamo, Alessandro Celli, perché effettivamente è un uomo straordinario, il quale non era solo medico, ma era medico, legislatore, parlamentare, era un apostolo, un redentore addirittura, che poi io farò di lui e con lui diciamo, nei suoi confronti un parallelo con Michele Testa. Comunque, Angelo Cervi nasce a Cagli, in provincia di Pesaro, il 25 marzo 1857. È di modeste condizioni e rimase presto orfano e poté proseguire gli studi solo grazie a una borsa di studi messa a sua disposizione dall'Istituto dei Liceni. Consegue la laurea in medicina e chirurgia presso l'Università di Roma, poi
poi si reca per un anno a Monaco per perfezionarsi in igiene sperimentale. Torna a Roma nell'88 diventando assistente al signor di igiene, del quale 2 anni dopo ebbe il titolo di supplente. Già da questo momento comincia i suoi studi su colera, ma anche su altre patologie, sulla penetrazione del bacillo di Koch degli organismi animali, su meningite, infezioni malariche, sulla rabbia, sulla dissenteria bacillare. Da questo punto di vista avrebbe assolto meglio il compito del dottor Elio Romano. Comunque continuiamo. Quindi è stato scienziato, insegnante, legislatore e ha legato indelebilmente il suo nome alla cura della malaria con l'impiego del chinino. Nel 1886 consegue la libera docenza in igiene e nello stesso anno è nominato professore straordinario presso l'Università di Palermo. Venne trasferita all'Università di Roma nel 1986 e rimane qui sempre come professore straordinario, poi ottiene la cattedra da ordinario di igiene e sempre nella capitale cominciò i corsi di ingegneria sanitaria e a insegnare alla scuola di farmacia. Quindi pensate un po'. Nicola, sì, dimmi. Perdonami se ti interrompo, ma possiamo azzardare un parallelismo tra lo Spallanzani di oggi e la Cervelletta? La vediamo un po' con il ruolo dello scienziato, ieri come oggi, perché gli scienziati di oggi si stanno comportando come gli scienziati di ieri, ma addirittura c'è stato una specie di coprifuoco, perché come vedremo, insomma, per curare la malaria bisogna pure essere lontani, diciamo, da questi insetti, e si poteva fare essere lontani dagli insetti nelle ore serali, dal tramonto all'alba, quindi c'è stato anche un lockdown, no? Figurati. Quindi un lavoro riconosciuto, se non vado errato, anche in Argentina e in Grecia, gli studi portati. Lui è stato famoso per tutte le sue scoperte, perché era un scienziato non solo teorico, ma anche sperimentale. Certo. Certo. Comunque, se vogliamo fare la storia di Cere, dobbiamo mettere insieme 3 o 4 sostantivi, dobbiamo mettere insieme igiene, cultura, scuola, cose del genere, legislazione. Ma a proposito di scuola, anche la moglie ha avuto un ruolo importante. Ma sì, guarda, la moglie proveniente dalla Germania, che pensate, venne in Italia per fare l'infermiere, perché allora c'erano più possibilità di lavorare in Italia come infermiere che non in Germania. Pure la moglie non era di origini, diciamo, povere, come cioè, era nata da un padre medico e aveva avuto un nonno, diciamo, l'uno e l'altro, 2 celebri medici. Avrebbe voluto fare la dottoressa, avrebbe voluto lavorarsi in medicina, però a 17 anni perse il padre. E venuta in Italia, tramite una zia fu presentata a Celli, e Celli la fece diventare infermiera in prova allo Santo Spirito. E da quel momento in poi anche lei ha avuto un ruolo straordinario nella storia della cultura, perché tra lei e il marito, insomma, cominciare a pensare che solo l'igiene e solo cioè bisogna mettere insieme igiene e cultura. Cioè, perché ricordiamo il nome. Le persone a quale si rivolgevano loro, non erano in grado neanche di guardare l'orologio, capito? Della medicina alle 8, alle 10, alle 12, ma l'orologio non ce l'avevano, conoscevano solo quello solare, eccetera. Quindi diciamo che hanno messo insieme, hanno dovuto curare la malattia anche con la cultura. Ecco allora la nascita delle scuole popolari con mezzi straordinari. Prima Anna Franzen voleva fare la scuola proprio lì, alla Cervelletta, però diciamo i ragazzi, i bambini che allora non la seguirono, e fu anche contrastata dall'ambiente. E allora Alessandro Marcucci, un altro straordinario
personaggio, si inventò la scuola festiva serale, pensate, però la scuola festiva serale per contadini. Questa è la grande storia. Dalla cervelletta parte la sperimentazione del chinino, quindi la cura della malaria, le scuole serali, ma quelle festive, capito? Poi piano piano si sono trasformate. Senti, ma c'è anche serali. un altro personaggio molto che ha lasciato il segno, diciamo così, Ciastelli. E infatti lui ha portato un altro contributo essenziale alla storia della cervelletta, perché insomma allora diciamo i prestatori d'opera, i contadini, i cosiddetti guizzi, erano veramente delle persone che vivevano alla piaccia, si può dire, no? Quindi lui ha molto innovato nel campo dei rapporti, perché dei rapporti di lavoro, ma anche nel campo di una edilizia appropriata alla circostanza. Ho letto qualcosa sulla tecnica anche della bonifica, no? In cui trasformò il modello di azienda agricola da pascola, da allevamento bovino e produzione di foraggi, sostituendo la figura ambigua del mercante di campagna, quella moderna di affittuare imprenditore, tanto è vero che fu lui ad affittare alle famiglie la cervelletta, quella dei lodigiani, dei monti, dei bonfighi e secondi. Questa è una cosa importante. Io mi auguro che chi ci sta ascoltando riesca a comprendere effettivamente che importanza ha avuto in quei 100 anni il Casale della Cervelletta, veramente un trampolino di idee e di innovazione sotto certi aspetti. Ma Nicola, c'è un legame storico secondo te tra la Cervelletta e Tor Sapienza? Sì, c'è, perché guarda un po' la coincidenza. Celli muore nel 1814. Che succede a Tor Sapienza? Nel 1914 arriva Michele Tesco. Quindi apostolo Celli e apostolo Michele Tesco. 1814. E come chiama la cooperativa Tor Sapienza? Per la redenzione dell'agro romano. Questa era una cosa della cultura, diciamo, democratica. Ecco, ma per chi non lo conosce, Michele Testa, cosa è stato per Tor Sapienza? È stato il fondatore di Tor Sapienza, ma anche un grande statista, così come grande stecca. Allora, intanto questa questione della redenzione, furono due apostoli della redenzione dell'agro romano. Poi furono pure due statisti, perché Cervi e Michele Testa sono stati due statisti, poi. Il fatto di aver costruito Tor Sapienza con una cooperativa ti dice pure da che parte stesso, diciamo politicamente. Era pure lui un socialista, come lo era anche Celli. Radical socialisti, diremmo oggi, no? Quindi allora riformatore Celli e riformatore Testa, perché la storia di Tor Sapienza è la storia di una mancata riforma agraria. Io continuo a ripeterlo, però bisognerebbe poi approfondire queste cose. Un'altra cosa che lega sono le due torri. Noi sappiamo che Tor Sapienza prende il nome da una torre che stava in via Michetti. Questa torre fu fatta saltare dai tedeschi e io, fino a quando non si è aperto il cantiere, ho detto: facciamo in modo che non crolli la seconda torre, che è una torre gemella, diciamo, no? E infatti, perché ho detto a tutti, se cade quella la seconda torre, io scriverò: quando non fecero da barberi, fecero da barberini. Per fortuna che le istituzioni, in qualche modo, dopo 20 anni che hanno trascurato la cervelletta, hanno risposto positivamente al nostro appello, è stato aperto un cantiere per la messa in sicurezza. E io posso pure
darne in pensione, ma la seconda volta, perché la seconda dopo è stata salvata. Nicola, scusa, colgo l'occasione, ma ho sentito parlare di risaie alla cervelletta, ma è vero? Io sono un agronomo, però ecco, allora io qui direi di coinvolgere un attimino il professor Mimmo Pietrangeli. Esatto, che lui ne sa molto di più, anche se è professore di lettere, pure lui è un umanista, capito? Però lui è molto focalizzato su questa cosa. Ma professor Pietrangeli, Mimmo, sì, ci senti? Sì. Come si sviluppa la Valle dell'Aniene con un po' il discorso chiaramente collegato all'attività contadina, ma poi sostanzialmente lì c'è una ricca, ancora oggi, ricca flora e fauna in questo parco? Assolutamente. Allora, prima parliamo delle risaie, sì, o marcite. Sì. Allora, sì. I vecchi contadini chiamavano ancora i prati che sono... vanno da sotto la cervelletta verso la stazione della metropolitana di Ponte Mammolo, anzi giù di Rebibbia, no, più giù verso Roma, okay. Santa Maria del Soccorso, li chiamano gli spiani, erano le risaie che arrivavano fino lì ed erano circondate da canali in cui scorreva abbondantemente l'acqua non solo dell'Aniene ma anche delle numerose sorgenti che si trovano intorno alla cervelletta, oltre che dei fossi che raggiungevano l'Aniene sempre attraverso la pianura golenale della cervelletta. Ci sono alcuni elementi importanti che possiamo ancora osservare, uno dei quali sono le chiuse che servivano per fare in modo che l'acqua allagasse i terreni e lì si coltivasse il riso. Per quanto riguarda la flora e la fauna, intanto bisogna ricordare che la cervelletta è una delle zone umide più interessanti di Roma, è un'area veramente di eccellenza e ci sono ovviamente delle essenze erboree ed arboree come faunistiche tipiche delle zone palustri. Vi posso ricordare qualcosa, insomma, no? Tra le essenze arboree ed erboree ci sono i farfaracci, non so se però questi andrebbero visti proprio in loco, i ranuncoli d'acqua, la borragine, le lenticchiette d'acqua, le ortiche, i tarazzachi, le cicute, le tifi e le tilpe, l'iris giallo, che io vorrei suggerire agli ascoltatori di venire a visitare nella seconda metà di aprile, primissimi di maggio, è un fiore giallo bellissimo, poi le cannucce da palustri, gli ebbi, eccetera. Tra l'altro tipe, iris e cannucce, palustri, sono utilizzati in Europa per la depurazione naturale delle acque, quindi svolgono una funzione importante per la salvaguardia dell'ambiente. Tra la fauna, bisogna ricordare ovviamente fauna delle zone umide, il martin pescatore, il pendolino, l'anatra selvatica, l'airone cinerino, la gallinella d'acqua, la nutria, la volpe, l'istrice, il tasso, il granchio d'acqua dolce e la tartaruga palustre, che sono simboli anch'essi di purezza dell'ambiente, l'acusto della cervelletta. E poi la civetta, l'assiolo, il merlo, il usignolo, il picciola, la poiana, che periodicamente si fa vedere qui alla cervelletta e deve lottare continuamente con le cornacchie, e poi il ghiaccio che ha nidificato per anni sulla torre della cervelletta, e certe volte anche due famiglie, ed è bellissimo, soprattutto il volo che chiamano dello Spirito Santo, perché si ferma con le ali facendo vibrare nell'aria e rimanendo immobile. Il ghiaccio è un rapace, se non vado errato. È un piccolo rapace, sì. Scusami, Mimmo, perdonami, Mimmo, mi fanno cenno dal vetro che c'è una telefonata da Emanuela, una telefonata per te, se non vado errato. Va bene.
Prego, regia. Buongiorno a tutti, sono Mucchi Manuela. Vorrei sapere se c'è la possibilità di fare visite guidate. Grazie mille. Ecco, proprio quello che appunto accennavi tu. Che cosa possiamo dire, Emanuele? Assolutamente sì, in qualunque momento, certo, magari telefonano prima e prendono l'appuntamento, poi in questo momento così drammatico ovviamente bisogna stare attenti a non incorrere in assembramenti troppo... Certo. Quindi, diciamo che possono... comunicare attraverso la nostra un messaggio tramite la nostra pagina Facebook. Assolutamente sì. Salviamo la cervelletta, ricordiamola, così se qualcuno vuole mettersi in contatto con noi o comunque vuole godere di questo splendido mondo di una parte dell'agro romano, Casale e il Parco della Cervelletta, scriveteci che organizziamo delle visite ad hoc. Benissimo, benissimo. Allora, Mimmo, grazie per la tua esaustiva. Grazie a voi, grazie alla radio. Rimani sempre con noi, non so se ci abbiamo, avremo qualche altra telefonata nel corso della trasmissione. Chiaramente ci riprendiamo ora un momentino di pausa, diamo la linea alla regia e ci risentiamo tra poco con l'ultima sezione di questa nostra tavola informativa. Prego, regia. Got a publication to show us? Send your CV and two copies to the following address and our scientific panel will evaluate it. Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi, ITIS Giovanni 23rd, Via di Tor Sapienza 160, 00155, Roma. Bene, eccoci tornati in studio e allora l'argomento di questa sera è il parco e il casale della Cervelletta, radici di idee e itinerari per il futuro. Abbiamo iniziato un percorso una mezz'oretta fa insieme a Mimmo Pietrangeli, alla dottoressa Irene Ortis, presidente del coordinamento Uniti per la Cervelletta, al dottor Elio Romano, sempre del di Uniti per la Cervelletta, e al professor Nicola Marcucci. Un excursus a 360 gradi su questo luogo talmente curioso, talmente importante, che ancora non è tanto conosciuto. E ringraziamo la piattaforma web di Radio Giano che ci ha permesso questa sera di raccontare, e continuiamo in un racconto molto, diciamo, più vicino ai giorni nostri. Perché? Perché Mimmo Pietrangeli poco fa ci ha illustrato un po' la fauna e la flora del parco del Casale della Cervelletta, tanto è che la sensibilità dell'opinione pubblica per tutelare questo bellissimo e importante bene del patrimonio di Roma ha portato a mettersi insieme, a costituire un coordinamento, appunto il coordinamento Uniti per la Cervelletta, e in questi anni si è lavorato per riuscire a trasmettere questo messaggio di rifunzionalizzazione del casale, riqualificazione, rigenerazione, utilizziamo tutti i possibili termini per far comprendere quanto è importante riportare in vita il casale e salvarlo. E quindi si sono affrontate le campagne FAI, il coordinamento Uniti per la Cervelletta è riuscito a far entrare nel programma i luoghi del cuore del FAI, il Casale della Cervelletta. E qui, dottor Elio Romano, lascio a lui la parola per raccontarci un po' questa esperienza delle campagne FAI, quanto è stata importante, ma fondamentalmente che cosa siamo riusciti ad ottenere. Sì, grazie Giovanni.
Intanto direi che le campagne FAI rientrano dentro quella lunghissima mobilitazione che ha accompagnato appunto il Casale della Cervelletta. Lo ricordo solo al volo perché insomma già prima dell'acquisizione da parte del Comune di Roma di questo patrimonio c'erano stati tutta una serie di comitati, e cito la Torre, il Comitato Parco della Cervelletta insieme a Terraniene, l'ultima associazione, quella che abbiamo formato noi, appunto il Coordinamento Uniti per la Cervelletta. Da sempre i cittadini hanno tentato tutte le occasioni per mettere in evidenza e per salvaguardare questo patrimonio romano. Direi che con la nascita appunto del censimento FAI che nel 2003 subito si è intervenuti a partecipare appunto di queste campagne per i luoghi belli d'Italia, con risultati scarsi inizialmente, ma che poi sono andati via via crescendo fino al penultimo censimento del FAI, dove siamo riusciti a classificare il parco, il Casale della Cervelletta, primo luogo del cuore di Roma e del Lazio. Su 37.200 luoghi oggetto di segnalazione, il Casale della Cervelletta a livello nazionale si è posizionato al 27° posto. Questo nel 2018, giusto? 2018-2019. Diciamo che anche quest'anno abbiamo partecipato al censimento con qualche difficoltà, perché il censimento precedente non ci aveva portato, nonostante il buon posizionamento, l'ottimo posizionamento, non ci aveva portato un riscontro in termini di interventi economici per una serie di problemi di ordine burocratico e quant'altro. Ricordo che la proprietà del Casale della Cervelletta è del Comune di Roma. Tuttavia, quel risultato favoloso, fantastico, ci ha permesso appunto di intanto renderci conto della grande affezione dei cittadini e dell'apprezzamento dei romani per questo casale, ma ci ha permesso di attivare un percorso con le istituzioni. Dobbiamo per quei voti anche ringraziare in un qualche modo il Cinema America, che per la prima volta nel 2018 insieme a Trastevere ha costruito a Ostia, ma anche appunto alla Cervelletta, una arena estiva molto molto partecipata. Anche quest'anno abbiamo partecipato, dicevo, al censimento dei luoghi del cuore. Quest'anno è stato l'anno del Covid, purtroppo, e quindi ci sono state poche occasioni, pochi eventi pubblici, diffidenza, paura dei cittadini nel avvicinarsi, nel firmare e via dicendo. C'è stato anche quest'anno il Cinema America, che ha avuto un buon risultato per la situazione nella quale si è creata. Devo dire che al di là di tutto però la collaborazione con tutta una serie di associazioni ha prodotto anche quest'anno ottimi risultati. Intanto il comitato promotore, che era formato oltre dal Coordinamento Uniti per la Cervelletta e da Rivera Collaniene, che è stato l'antesignano della partecipazione ai censimenti del FAI, anche quest'anno nel comitato promotore c'erano realtà importanti come l'Università Popolare Michele Testa, appunto di Tor Sapienza, ma c'era l'agenzia di quartiere di Tor Sapienza, che al suo interno contempla qualcosa come 24 associazioni, ma poi altre ancora associazioni, l'Arci, la Chiocciolina, il Grido Parlante, il gruppo di disegnatori di Roma, l'associazione Rubinstein e altri si sono aggiunti strada facendo. Cito per tutti l'associazione sulla strada,
o anche altre realtà commerciali, tipo la cartoleria Spinte, tipo Caffè Cioccolato, ma insomma tutte realtà o anche associazioni e centri commerciali di Tor Sapienza. C'è stato un grosso impegno, grossissimo impegno, straordinario, faticosissimo ma straordinario, che ha portato anche quest'anno ad un ottimo risultato. Attualmente siamo secondi nella classifica, ma dobbiamo aspettare come dire, lo spoglio delle firme e quindi la validità appunto di tutte le firme che abbiamo inviato da parte del FAI. Ecco, credo che insomma questo è stato un impegno straordinario, così come straordinario è stato la partecipazione e l'entusiasmo che ha prodotto nella sindaca Raggi, nell'assessora Fiorini, l'assessora Fiorini e l'assessora all'ambiente del Comune di Roma, la sindaca Raggi non ho bisogno di dire chi sia, ma soprattutto Eleonora Guadagno. Eleonora Guadagno è l'interlocutore che appunto dal 2019, dopo quel risultato, ci ha accompagnato nel nostro lavoro per recuperare, quantomeno mettere in sicurezza, cosa che si sta facendo in questi giorni, in mettere in sicurezza la torre e il casale. Ecco, io credo che un'amministrazione, possiamo dire un'amministrazione più attenta nelle ultime fasi. Diciamo che c'è stata sicuramente l'attenzione dell'amministrazione, sottolineo sempre l'attenzione perché è stata una paladina della nostra battaglia, della presidente della sesta commissione, la dottoressa Guadagno, l'architetta Guadagno, forse anche la sua storia professionale, come dire, l'ha portata ad aiutarci. Bene, questo è molto molto importante anche perché sprona e aiuta a continuare nell'impegno che, ribadiamo, è un impegno in termini di volontariato, quindi è tutta l'attività che si svolge con lo spirito di servizio. E Giovanni, scusa, sono Mimmo, posso ricordare anche la presenza delle scuole che hanno adottato la cervelletta un monumento da salvare, in particolare il Bottardi, che sta tra la Russia e Tor Sapienza, Perlasca ed altre scuole, nonché alcune associazioni che ci hanno aiutato nel corso del tempo a realizzare delle iniziative socioculturali importantissime, come Al Tempo, con Latino Underground e molte altre che sono avvicendate alla cervelletta. Ti ringrazio Mimmo della citazione, hai fatto bene a ricordarle perché effettivamente hanno dato un grande apporto anche in termini di divulgazione del messaggio che il coordinamento ha sempre perseguito. E qui vorrei rivolgermi a Irene Ortis, so che è stata dato una memoria alla sindaca, abbiamo visto durante la visita. Irene, che risultati ci aspettiamo e che cosa abbiamo ottenuto fino ad oggi? Dunque, fino ad oggi io comincerei con i risultati che abbiamo ottenuto fino ad oggi, cioè sono sotto gli occhi, insomma, il racconto che ci ha fatto Elio Romano adesso sulla campagna FAI, sono sicuramente dei risultati straordinari da parte della risposta da parte della gente sull'affezione a questo bene, che è un bene culturale importantissimo, un bene identitario, e così lo riconosce la gente del posto, ma anche quella che tutti i 14.000 cittadini che hanno firmato le campagne FAI, ma quei cittadini che più di 20 anni fa raccolsero le firme per far mettere quel pezzo di parco, quello che oggi è il parco dell'Aniene, il parco fluviale dell'Aniene, quel pezzo inserirlo dentro alla riserva naturale dell'Aniene, perché non era scontata questa cosa, no? Certo. C'erano delle mire sul casale, ma anche nel mire
su tutto il territorio oggi ancora agricolo, delle mire speculative. Invece i cittadini, le loro firme, hanno fatto sì che anche quel pezzo di territorio si sia salvato dall'ennesima speculazione edilizia e sia stato inserito in un'area naturale protetta, in questo caso la riserva naturale dell'Aniene e del suo parco fluviale. Quindi i risultati diciamo popolari di affezione, di mobilitazione popolare ci sono stati tutti, non solo in questi ultimi 20 anni da quando la Cervelletta è diventato patrimonio pubblico, ma ancora prima. E quindi questo è il risultato popolare che sicuramente deve essere riconosciuto a tutti i cittadini, a tutte le associazioni che si sono sempre battute in questi anni per la salvaguardia di questo bene identitario del territorio. Risultati, come dire, politici. Diciamo che in questi 6 anni abbiamo lavorato come insieme per l'Aniene e insieme, scusate, per la Cervelletta, sì, insomma, insieme per l'Aniene è un'altra realtà che è entrata in questa lo storia. Lo scopo è praticamente lo stesso. Sì, però Uniti per la Cervelletta, questo lavoro che è stato fatto in questi ultimi 6 anni, che è stato un lavorio politico, è stato quello soprattutto di far sì che un'istituzione si prendesse carico della Cervelletta, e questo non è stato una cosa semplicissima. Ci abbiamo messo 6 anni in fondo, finché non abbiamo trovato, come diceva prima Elio Romano, Eleonora Guadagno, presidente della Commissione Cultura, tra l'altro, non certo Commissione Ambiente o Commissione Urbanistica, ma abbiamo trovato una Commissione Cultura, la persona che ha fatto muovere le carte sui tavoli. Muovere le carte sui tavoli vuol dire tirar fuori dei soldi, pochi, ma c'erano, dei soldi stanziati in conto capitale dal 2011 proprio per la Cervelletta, destinati alla Cervelletta, alla sua messa in sicurezza, alla sua salvaguardia, soprattutto nella messa in sicurezza dei tetti e di quei muri pericolanti che potevano, come dire, nel tempo far sì che il degrado avanzasse. Dobbiamo dire che in questi ultimi anni, soprattutto in questi 2 ultimi 5-6 anni, il degrado è stato, quando la Cervelletta diciamo è stato completamente abbandonato dal suo uso, il degrado è stato molto forte, si è visto veramente che le strutture stanno, soprattutto quelle più fragili, stanno decadendo rapidamente. Quindi queste carte che sono state mosse sui tavoli dell'amministrazione comunale hanno fatto sì che abbiamo avuto il primo risultato, che è partito all'inizio di quest'anno, che è quello della messa in sicurezza della torre, che era la cosa più pericolosa perché c'erano delle infiltrazioni d'acqua molto pericolose, c'era una pianta, un fico che stava praticamente crescendo sulle mura della torre e quindi rischiava di frantumarne le murature, e quindi sono iniziati finalmente il primo cantiere, la prima cosa. Abbiamo sollecitato l'apertura di un secondo cantiere e di mettere a bando un nuovo finanziamento che era sempre lì, fermo da molti anni, sempre destinato al casale. Questi sono i primi risultati. I risultati che vorremmo ottenere prossimamente è quello che questi cantieri, che piccoli ma fondamentali, che fanno sì che il casale sia messo pezzo a pezzo in sicurezza, soprattutto restaurato pezzo a pezzo e reso fruibile, continuino, non si fermino, perché se si ferma, siamo perduti. Se si ferma questo lavorio, si fermano le sollecitazioni a farsi trovare finanziamenti nuovi perché vada avanti un altro pezzo di restauro. Il rischio è che sia stato tutto inutile questo nostro lavoro e si abbandoni di nuovo il casale e la sua memoria, perché il rischio è sempre quello. Certo. È un processo che farsi carico di un bene culturale è faticoso, perché ci sono tanti altri
cose importanti, per la politica ci sono tante altre cose importanti, risultati importanti da dover conquistare, il denaro è sempre poco, i finanziamenti sono sempre pochi, salvare un bene culturale in fondo è una cosa secondaria, no? Senza cioè, pensare che invece è la nostra memoria, non è una priorità. E abbiamo il dovere, sì, è la nostra memoria, ma soprattutto l'abbiamo ereditata dal passato e noi abbiamo l'obbligo di tramandarla alle generazioni future. Questo è un obbligo. Guarda, proprio per questo mi dicono dalla regia che c'è una domanda da parte di Enzo. Riferito proprio a questo argomento qui. Prego la regia della chiamata. Sono Lorenzo Ricci, abito a Tor Sapienza, a pochi passi dalla Cervelletta. Vorrei chiedere al professor Nicola Marcucci, che saluto di cuore, quale attività in futuro sono previste o auspicate per il casale stesso? Ecco Nicola, una sì, grazie Lorenzo, sì rispondo subito, però diciamo i miei auspici sono solamente quelli di un cittadino e di un'associazione culturale. Comunque sempre tenendo conto della storia della Cervelletta, che è una storia di grande cultura, io personalmente auspicherei che la Cervelletta diventasse la città della cultura, anzi delle culture, come si dice adesso, per istruzione, formazione, educazione permanente da zero a fine vita, che è il solo strumento che ci fa uscire da questo pandemonio, da questo maledetto virus, ma soprattutto perché l'associazione Michele Testa, per così dire, ha assunto un impegno anche rispetto alla storia precedente e quindi è in campo per mantenere alta la fiammella della civiltà. Io voglio dire, ultima cosa voglio dire, perché io ho fatto qualche cosa di analogo e la mia associazione qualcosa di analogo a quello che ha fatto Celli e la moglie. Hanno attirato nella Cervelletta i più grandi intellettuali parecchi intellettuali organici del io pure con le mie modeste possibilità ho fatto collaborare, ho portato in Sapienza il più grande antropologo della sinistra, che è Sergio Boldini. Abbiamo fatto un'inchiesta memorabile di carattere antropologico sui cittadini di Sapienza. Poi è venuto a Tor Sapienza il grande sociologo, anche uno dei primi in Italia, Giulio Salierno, che ha fatto un'inchiesta su giovani e politici, ha fatto un progetto di pavimento del casale di Michele Testa come luogo multiservizi per i giovani, una cosa incredibile. Quindi, indubbiamente è un materiale. Per me, la Cervelletta dovrebbe diventare la città delle culture, con tutte le culture, non solo quelle umanistiche, e anche e soprattutto come un insieme di laboratori che integrino la scuola. Non si può mai sostituire la scuola, bisogna integrarla, bisogna essere, per così dire, dobbiamo condividere e non dobbiamo essere mai alternativa a niente. Questo è immagino che sarà un processo partecipato, questo processo partecipato dove ognuno dirà la sua, ogni associazione, ma tutti i cittadini, noi diciamo che tutti i cittadini debbano concorrere con un apporto di idee. Grazie Nicola, grazie veramente per la tua partecipazione e la tua passione, lo sentiamo nella voce, nel tono della voce, che è veramente coinvolto in questo grande progetto e desiderio di rivedere veramente il casale della Cervelletta rivissuto, tornare a vita. E qui ci avviciniamo alla chiusura della trasmissione, però è importante l'appuntamento del prossimo 28 gennaio. Do la parola a Elio, qui lo voglio coinvolgere.
perché un po' lui è il autore di questo momento, sta preparando insieme allo staff del coordinamento i festeggiamenti per il ventennale dell'acquisizione a patrimonio di Roma del Casale. Elio, che cosa ci dai di anticipo su questo ventennale? Ma intanto non sarà un festeggiamento, non sarà neanche una celebrazione. Sì, è una tappa di un percorso che abbiamo iniziato. L'abbiamo iniziato avviando una campagna da sempre, una campagna informativa e conoscitiva del Casale, con tutta una serie appunto di seminari che abbiamo fatto, lo ricordava Irene, al Casale Vaccheria Nardi, alla Biblioteca Comunale Vaccheria Nardi, e abbiamo continuato nel tempo perché riteniamo che non si tratti appunto di pietre, di ruderi, di mura e strutture architettoniche, si tratta di qualcosa di più. Ti voglio semplicemente leggere la motivazione della delibera con cui è stato acquisito il Casale della Cervelletta. Premesso che nell'ambito delle iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse dell'agro romano, gli enti istituzionali, Stato, Regione e Comune hanno concertato e definito gli atti di salvaguardia della riserva della Valle dell'Aniene, nel cui perimetro è compresa la tenuta denominata la Cervelletta con sovrastante castello risalente al XVI secolo, fabbricati rurali e via dicendo. Ora, quindi la tappa di questo percorso che stiamo facendo deve tenere conto intanto di questo affetto antico e profondo che lega il Casale con i cittadini, che ringraziamo comunque e sempre per il loro impegno costante, ma poi perché questo Casale è non solo appunto un bel casale, ma è anche la storia di Roma, direi, perché quando Nicola parlava appunto di Angelo Celli, che ha rivoluzionato il concetto di cura con la prevenzione attraverso il chilino, quando ricordava il Cerletti che ha determinato la bonifica, la prima e la più importante bonifica dell'agro romano, quando ricordava la Franza, il Marcucci, le scuole contadine, la nascita delle scuole contadine, ricorda esattamente un pezzo della cultura di Roma. Allora, la risposta purtroppo è stata deludente in questi ultimi tempi. L'unico intervento che c'è stato è stato quello da parte dell'amministrazione comunale di provvedere all'installazione di presidi protettivi che vincolavano i percorsi aperti al pubblico, impedivano l'ingresso al casale, tutto certo per salvaguardare l'incolumità dei cittadini. Ma adesso quello che chiediamo e che chiederemo alla sindaca Virginia Raggi, a Laura Fiorini, l'assessore all'ambiente di Roma, ad Eleonora Guadagno, presidente della Commissione Cultura, a Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, che sarebbe appunto quel grande parco che circonda e va oltre appunto la Cervelletta, il parco della Cervelletta, così come alla sovrintendenza del Comune di Roma, Pino Battaglia, chiederemo appunto di intervenire di più e insieme, perché tanto le istituzioni da sole non ce la fanno, il Comune di Roma da solo non ce la può fare, cioè è necessario che intervengano tutte le altre istituzioni. E riaprire il Casale, diceva Irene, è il nostro obiettivo, ma è un obiettivo dovuto e praticabile. Noi abbiamo già un progetto che un architetto sta mettendo a punto e che sottoporremo all'attenzione non solo del Comune di Roma, ma di tutti i cittadini. E al Comune di Roma chiederemo appunto un concorso di idee con cui cominciare ad immaginare l'intero casale,
Il nostro progetto si limita ad alcune parti piccole, 200 metri quadri, laddove il casale ha qualcosa come 2200 metri quadri. Tutto quello che diceva Nicola, ma forse anche di più, lì è possibile realizzarlo. Lì è possibile un respiro per i quartieri, per la città, enorme, enorme. E quindi questo ventennale è davvero, insomma, un momento di confronto, un momento di attenzione e un momento di decisione, speriamo, da parte di tutte le amministrazioni che sono coinvolte, appunto, Stato, Regione, Comune. Ricordo in ultimo, scusami, ma ricordo in ultimo che parlavamo prima del CRAI, insomma, subito dopo quella, lo scorso censimento, Nicola Zingaretti, il presidente della Regione Lazio, disse che si erano già attivati, ed in effetti lo hanno fatto, attraverso la costruzione di una bellissima passerella che da Collaniene congiunge il casale della Cervelletta, ma congiunge i tre quartieri, congiunge la Rustica, congiunge Tor Sapienza e la Tiburtina. Ma si rendeva disponibile a un rapporto con il comune, si metteva a disposizione del MIBAC di Roma Capitale per il recupero di quella struttura. Per chi vuole, sempre nella nostra pagina Facebook, Salviamo la Cervelletta, ci sono le interviste alla sindaca Raggi, alla assessora Laura Fiorini, in cui appunto c'è un impegno analogo. Ecco, questi impegni vanno, come dire, messi su un tavolo e per decidere tappa dopo tappa, non tutti insieme per carità, ma tappa dopo tappa, cosa farci dentro. Noi sappiamo già alcune cose da farci, alcune sono particolari tra l'altro. Cito l'idea di rendere sia la passerella sia il piccolo museo il museuccio, ma in effetti non è proprio piccolo, dell'arte contadina, di renderlo un museo tattile e un percorso tattile, perché anche qui ne ho dimenticati tantissimi, ha fatto bene Mimmo a intervenire, tra le varie associazioni che ci hanno assistito in questo impegno del SAI e che continueranno a lavorare con noi, c'è anche l'Unione Ciechi Ipovedenti di Roma, e questo ci rende particolarmente felici, perché appunto il ruolo sociale e culturale del Casale della Cervelletta può tornare davvero a vivere. Grazie Elio, il ventennale sarà una tavola rotonda molto partecipata, quindi interessante nei suoi contenuti sicuramente, con la sollecitazione a far sì che gli attori coinvolti possano parlare tra di loro e mettersi d'accordo, e nello stesso tempo invitiamo le persone che ci stanno ascoltando a collegarsi il 28 gennaio alle ore 17:30 sulla nostra pagina Facebook. E quindi andiamo a chiudere. Sì. Giovanni, scusa, posso ricordare, anche perché ci ha lavorato fin dall'inizio di questo discorso sulla Cervelletta, l'associazione Il Foro. Il Foro, perfetto, certo, hai fatto benissimo. Abbiamo dimenticato l'associazione Lobistani, i piccoli giganti, le chiese. Sono tantissime. Giovanni, prego, Nicola, la parola solo per 30 secondi, me la concedi? Certo. Allora, io voglio ricordare una citazione. È stato scritto: tra i grandi idealisti filantropi, Angelo era il più grande che l'Italia ha visto nascere. Se fosse vissuto in un altro paese, sarebbe stato scritto in lettere d'oro nella sua storia civile. Purtroppo, dico io, attualmente è ricordato solo da noi, che sicuramente cercheremo di riproporne la memoria.
Lì lavoreremo anche con l'Università Popolare Michele Testa. Da parte mia ho già incaricato Carlo Gori di fare a Tor Sapienza un murales o un mosaico, accomunando lui, la moglie, Cerletta, Alessandro Marcucci e Michele Testa, magari sulle pareti del casale ex Ciocari, attualmente sede del centro municipale culturale e del centro sociale anziani. E magari potremmo conferire la laurea honoris causa della nostra università ad memoriam, così come pure per la Francia, per Cerletti e Alessandro Marcucci. Questa è l'ultima cosa che volevo dire, vi ringrazio, scusate. Grazie per l'intervento, penso anche sia condiviso da tutti il tuo intervento, e quindi assolutamente sono personaggi, ripeto, che tante persone, tanti cittadini di Tor Sapienza e non solo, non conoscono, ma non conoscono neanche la loro storia, quindi il loro vissuto. Per cui riuscire a divulgare questi personaggi, a far conoscere questi personaggi, far sì che si torna anche noi è un po' alle nostre radici, ma ci si appassiona anche di un luogo dove appunto vissuto da questi personaggi è stato Fucina e trampolino di lancio per tantissime cose importanti, tante idee, tante innovazioni. E allora ringrazio veramente di cuore il professor Mimmo Pietrangeli, che lo vedremo e chi lo vorrà vedere dal vivo per le visite guidate, scriveteci sulla nostra pagina Facebook. Buona serata Mimmo e grazie ancora. E salutiamo la presidente del coordinamento per la cervelletta, Irene Ortis. Buona serata anche a voi. Grazie per la partecipazione. Un caro saluto al professor Nicola Marcucci, grande fautore. Con entusiasmo porta avanti veramente questa causa del Catale della Cervelletta come storico. Grazie professore, grazie per la partecipazione e per i suoi interventi mirati. E infine, dottor Elio Romano, impegnatissimo in questi giorni per riuscire non a festeggiare, come abbiamo detto prima, ma a incontrarci per il ventennale, per questa tavola rotonda così importante. Grazie dottor Elio, arrivederci. Grazie a voi e grazie a Marco Lodi, con il quale e con la sua radio speriamo di poter continuare un rapporto di collaborazione. Grazie a tutti. Grazie infinite e ringrazio anch'io questa stupenda piattaforma web coordinata da Marco Lodi. Un grazie ancora a Radio Giano, storia, memoria e ricerca. Arrivederci. Ciao, a tutti. Grazie Mimmo. Ciao. Grazie per aver ascoltato Radio Giano, storia, memoria, ricerca. Shukran l'istima' ila Radio Giano, tarikh, dhakira, bahth. Vielen Dank, dass Sie Radio Giano, Geschichte, Gedanken, Forschung gehört haben. Radio Giano wo kiite kurete arigatou gozaimashita. Rikishi, kiyoku, kenkyu. Thanks for being with us and listening to Radio Giano. History, memory and research. C'è nessuno? Sì. Oh, Giovanni. Ciao ragazzi. Allora, ciao. Ragazzi, grazie per aver partecipato. È durato un bel po'. Un'ora. Sì, siamo andati, abbiamo sforato. Proprio fatto un buco immenso. È la trasmissione più lunga di Radio Giano, ecco, perché generalmente... No, il bello è che è multivoci, perché generalmente già due persone, una mezz'oretta, dopo una mezz'ora cala l'attenzione. Però l'argomento è interessante, infatti non mi sono addormentato, quindi anche gli ascoltatori, saranno curiosi di ascoltare questa trasmissione per la nostra rubrica Ambiente e Territorio, ecco.
Che impressione hai avuto? Che impressione ha avuto, Marco? Perché chiaramente ma noi... che impressione ho avuto? Ho avuto l'impressione che purtroppo la burocrazia italiana è quella che è, come dice anche Irene, certo. Insomma, le priorità sono altre. I beni culturali, che se ne parla da anni. Io che lavoro all'università, appunto, ho sentito che c'è un architetto che ho visto che è di Roma 3, dove io lavoro. Purtroppo, come dire, ripeto, le priorità... Zampilli, il professor Zampilli. Io sto studio umanistici, quindi non lo conosco. quindi, ecco, questo è beni culturali. E beni culturali abbiamo all'interno del nostro dipartimento, però ecco, tutto ciò che è arte, cultura, io che ho una biblioteca insomma specializzata, dove appunto la parola cultura spaventa al giorno d'oggi, vediamo insomma anche chi ci rappresenta, e quindi ecco che è molto faticoso, e quindi capisco tutti gli sforzi che state facendo, perché insomma anch'io sto remando da altre parti, però anche voi dove remate insomma c'è sempre una corrente molto forte contraria, però non bisogna, sì. Però non bisogna mollare, ecco, io sono di no, i grandi temi dell'ambiente, sì. Oltre che quelli dei beni culturali, purtroppo sì. Non c'è ancora radicata una cultura di rispetto e di tutela. Cioè, purtroppo, il profitto non guarda in faccia a nessuno. Tutti si dicono green, ma de che? Voglio dire, ecco appunto, ma de che? Ma de che, appunto. Ce lo siamo detto, ma de che? Va bene. Senti Marco, per sentire domani. Sì, allora, come staccheremo, io mi metto subito al lavoro, perché tolgo quel pezzetto del mio intervento, dopodiché do una pulita a tutto il file e lo pubblico, e poi mi mando su Facebook ad ognuno il link, no su Facebook, su WhatsApp, vi mando il link, okay. E poi lo condividete e fate quello che volete. Quando il file, quando sarà pubblicato il file, lo potrete scaricare direttamente dal sito di Spreaker. Ok, io ho fatto un post che esce domani alle 6 di intervista. Alle 18, domani alle 18, sì. Ok, va bene. Marco, scusami, sono Elio Romano. Sì. Per la verità ci siamo molto contenuti, ma... Congratulazioni. Beh, i tempi della radio devono essere contenuti. Però se c'è qualcosa da tagliare, credo di poter dare l'autorizzazione per tutti, insomma. No, tranquilli, è andato tutto bene, era molto chiaro, quindi nessuna parte da ridondante, bravo, sì. Esigenze di radio insomma possono determinare, insomma decidi tu. Sì, no, è andata benissimo, ho registrato di peggio, quindi va bene così. È andato benissimo, poi Giovanni ottimo coordinatore, speaker, quindi mo quasi quasi lo assumo. A costo zero, a costo zero. Tiene bisogno Giovanni, però è tutto a costo zero. Certo, qui è tutto a costo zero. No, se ti serve un aiuto partecipo volentieri. Va bene, d'accordo. Ok ragazzi, io vi do la buonanotte, se volete continuare, buona chiacchiera. D'accordo? No, grazie. No. Buonanotte a tutti. Buonanotte, grazie. Buonanotte. Ciao a tutti. Ciao.